Il diritto di passo o di dogana riguardava l'esazione di un dazio per il passaggio di persone e o merci. Tali diritti erano detti più in generale, vettigali o ancora, pedaggi, passaggi, corretture, eccetera. Queste imposizioni furono introdotte da principio per il mantenimento e la custodia delle strade, ma in seguito sotto il governo dei viceré, furono inclusi nei diritti feudali, accrescendo così le relative rendite. Il diritto di piazza, propriamente detto, era invece un dazio dovuto per i contratti di compravendita delle merci, specie in occasione di mercato o fiera. A volte i due termini di piazza e passo erano equivalenti. Il diritto di tenere mercato a Ceppaloni, una volta ogni anno nel giorno di domenica, fu concesso nel 1437 da Alfonso I d'Aragona a Ilaria della Marra e Francesco Orsini, suo marito, rinnovando così la precedente concessione della regina Giovanna il, che però fissava il giorno di mercato al martedì. Tale diritto fu poi ancora confermato da Ferrante e a Giacomo Antonio della Marra nel 1461. La presenza del mercato in una terra comportava l'afflusso di mercanti che dovevano pagare il diritto per l'accesso e quindi incrementava il reddito del feudatario. Il mercato di Ceppaloni si tenne senz'altro durante il secolo XV, ma non è documentato che si sia svolto successivamente. Comunque, almeno dalla metà del 400, nel feudo di Ceppaloni si esigeva un diritto di piazza, a volte detto anche di passo. Caterina Dentice e il nipote Carniilo della Marra, feudatario di Ceppaloni, intorno al 1470, sotto il regno di Ferdinando I, commisero abusi nella riscossione del diritto di passo. Nonostante le limitazioni che aveva imposto la regia camera della sommaria di mezzo grano per ogni salma piccola, la sommaria con decreto del 18 novembre 1471 sanzionò l'abuso stabilendo la tariffa dovuta al passo di 3 santi. E ancora dovette intervenire contro Caterina Dentice nel 1479, limitando la tassa del passo da grana 12 a grana 2 per salma. Le esazioni dei dazi delle merci che transitavano per i passi o dogane non favorivano di certo il commercio.